Innanzitutto buongiorno a tutti e bentrovati, grazie di essere venuti in un orario mattutino. E come Democrazia Solidale, come Demos, siamo voluti venire qui questa mattina perché l'opera che fa la misericordia in questo quartiere, in questa zona di Roma, è nota da tanti anni. Sono i nostri amici di questo territorio, innanzitutto Margherita Mastromattei, ma poi anche Angela Silvestrini, che è consigliera in questo municipio, che ci hanno segnalato questa assurdità, cioè un luogo che appartiene al Comune di Roma, dove si svolge tanta solidarietà. Adesso ci stavano raccontando tutti i servizi, tanti servizi che si fanno qui per i disabili, per chi ha problemi sociali in questo quartiere. C'è una casa d'accoglienza per bambini oncologici. Pensare che per un problema burocratico si possa sfrattare un luogo come questo ci sembra un'assurdità. Roma è piena di posti vuoti, di case abbandonate, di immobili lasciati degradarsi. Il fatto che quella che era una scuola, quindi un luogo pubblico, poi sia diventato un luogo di un'associazione che opera in maniera così importante per il nostro territorio, che improvvisamente debba essere sgomberato, ci sembra un'assurdità. Peraltro dice, ah, ma che sono morosi, forse non pagano affitto. No, l'affitto lo pagano, è semplicemente un problema di di assegnazione, quindi un rinnovo della concessione. Noi come Democrazia Solidale riteniamo che questo sia un'assurdità, abbiamo iniziato a far politica proprio perché vogliamo una maggiore solidarietà sui nostri territori, una maggiore coesione dei nostri territori, e quindi riteniamo che una cosa come questa non debba accadere. Io in consiglio regionale, Angela in consiglio municipale, andremo anche in Campidoglio a far presente che questa decisione deve essere cambiata, perché una realtà come questa non può essere sgomberata per problemi burocratici. Volevamo dirvelo, testimoniarvi la nostra vicinanza e anche concretamente essere qui oggi accanto a voi. Di questo vi ringrazio.